Io sono un abitante del centro storico, quindi tutto ciò che è presente mi ha sempre incuriosito. Le edicole votive sono senz'altro fra le opere più affascinanti che possiamo, diciamo, incontrare nel nostro girovagare per i nostri Carruggi, in quanto spesso sono collocate, diciamo, in posizioni non di semplice visibilità, ovvero dobbiamo alzare gli occhi, come del resto sappiamo che la nostra città va visitata col naso all'insù, come si suol dire. È un po' di anni, diciamo, che lavoro sulle edicole votive, ma anche sui portali del centro storico, sulle chiese scomparse del centro storico. Tutto ciò che ha una storia affascinante, in certi sensi anche un po', diciamo, oscura, quindi col passare degli anni tante di quelle votive si sono perse, sono deturpate, nel senso che abbiamo presente a metà 800 i fratelli sacerdoti Angelo e Marcello Remondini nel loro censimento avevano rilevato 850 di quelle votive presenti nei vari sestieri della città. Oggigiorno quelle superstiti o perlomeno quelle rilevanti sono poco più di 150. Come dicevo prima in presentazione, Genova ha questo primato di essere a livello nazionale la seconda città italiana dopo Roma per la presenza di queste vere e proprie opere d'arte a cielo aperto, che sono le cosiddette madunette, in termine senese, come le chiamiamo qua a Genova. Ultimamente, grazie alla sensibilità di privati e di appunto istituzioni, Comune di Genova, Regione, parecchie sono state, diciamo, restaurate. Altre purtroppo sono proprio in fase di abbandono, in quanto comunque anche la loro collocazione in quartieri abbastanza degradati, quindi la zona di Pré e la zona, diciamo, del ghetto ebraico, la parte dietro a Via del Campo, non hanno certo aiutato alla conservazione e alla ristrutturazione. Le edicole votive hanno un significato molto importante per i genovesi. Come dicevo, tante sono state erette per scongiurare malattie, tanti a ringraziamento del fatto che la peste non abbia toccato quel determinato edificio. Ad esempio, in piazza Sozziglia troveremo un'effigie di appunto di una Madonna con tanto di iscrizione che sta posta appunto a ringraziamento che nessuno degli abitanti di quel palazzo fosse stato, diciamo, contagiato dalla peste o avesse avuto conseguenze mortali. Tante altre venivano appunto erette dalle corporazioni dei lavoratori, quindi i vecchi mestieri di Genova, ovvero i fraveghi, cioè i lavoratori dei metalli preziosi, quindi argentieri, orafi, i portantini, i lavoratori del porto, i beccai. Ad esempio, in piazza Sozziglia c'è una bellissima Madonna, che viene chiamata appunto Madonna dei Beccai, perché la zona era quella dove erano concentrate la maggior parte, diciamo, di botteghe dedicate, diciamo, alla macellazione. Al di là della conoscenza, che è chiaramente importante, a noi fa piacere pensare che conoscendo si ama anche, si rispetta. Quindi noi ci auguriamo che le nuove generazioni amino e rispettino la loro storia, le loro tradizioni, la loro cultura, ma non tanto per un discorso di conservare senza aprirsi, ma proprio il discorso di dire vogliamo fare in modo che tutto il mondo conosca quanto Genova abbia fatto anche a livello culturale, no? Quindi noi siamo una città storicamente aperta e ci piacerebbe che questa tradizione fosse anche vissuta dai nostri giovani. Quindi al di là del discorso proprio di far vedere cosa esiste in centro storico, anche quello di dire ragazzi amatelo questo centro storico. E questo è un piccolo gesto che abbiamo voluto fare partendo dalle edicole votive che sono quelle che a volte uno non ci fa caso perché sono leggermente in alto quando si cammina per i nostri vicoli, però hanno una storia e un amore per questa città che i nostri avi hanno avuto, che dimostrano proprio con queste opere veramente di uno spessore artistico elevatissimo.
quando vai in centro storico, vacci rispettando quello che tu vedi. È partito da un ragionamento, no? Quando i giovani si parla di movida, la mala movida, noi crediamo invece che la movida sia una cosa positiva per il centro storico. E ci sono esempi davvero gratificanti, penso ai Giardini Luzzati, per chi ricorda cosa era, è un esempio positivo. Però chiaramente ci sono anche le storture, no? Le storture dovute probabilmente a giovani che non sanno in che punto sono. Scrivere su una colonna del 200 non può essere una cosa fatta da chissà cosa c'è dietro, quindi questa è la speranza: più diffondiamo quello che esiste e perché esiste e che valore ha, e più crediamo che possa essere rispettato. Questo progetto è nato in realtà sulla scorta di un'iniziativa del 2020, Carogge Caligo, che aveva l'obiettivo di far conoscere i misteri del centro storico. Questa volta invece ci siamo concentrati sulle cosiddette madonnette, le edicole votive che sono incastrate spesso, se alziamo lo sguardo, nei antichi palazzi del centro storico. Più che altro per far conoscere alle generazioni nuove, quindi i piccolini dai 6 in su, ma anche i cittadini genovesi, il patrimonio storico del nostro centro storico, ma soprattutto il patrimonio votivo, perché il significato della Madonnetta poi ha un significato tendenzialmente religioso, oltre che storico e culturale, perché non c'è soltanto la Madonna all'interno, però abbiamo tutta la struttura dove la stessa è incastonata. Quindi volevamo far un po' riscoprire il nostro centro storico guardando un po' in alto.